Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. In un suo editoriale sul Corriere della Sera, l'onorevole Mario Monti esorta il governo a evitare il riproporsi di un'economia con eccessi di disavanzo e di debito, chiedendo un ritorno a politiche più rigorose. Perfetto. Ora, non è nuovo il fatto che le proposte di Monti siano anacronistiche e siano soprattutto state causa, queste logiche della politica del rigore portata da Monti nel 2011, di una delle peggiori recessioni d'Italia che dura ormai, come tutti sanno, da oltre un decennio. E allora la domanda è: ma perché non cogliere l'occasione invece per mettere in discussione l'ormai superato e assolutamente privo di senso vincolo del bilancio? Perché sarebbe opportuno e doveroso aspettarsi una legge di bilancio carica ancora di spesa pubblica e investimenti nelle aree dove soprattutto c'è bisogno di questo, che ormai è quasi tutta l'Italia, per ridare un impulso economico e un supporto alle imprese. Se continuiamo invece con l'approccio burocratico di tipo europeo, privo di una visione strategica, perché sto scrivendo anche un libro su questo, l'Italia, se noi esaminiamo i grafici degli ultimi 20 anni, non ha avuto una visione strategica. E questo dipende dal fatto che siamo stati condotti dai manager, dai burocrati, non dai politici, e soprattutto non abbiamo più avuto degli statisti, e allora non possiamo aspettarci altro che 10 anni ulteriori di recessione se la posizione dell'onorevole Monti continuerà ad essere quella, diciamo, definita, e cioè il rigore e l'austerità. Io non mi occupo più di queste cose da lungo tempo, parlo di economia umanistica da questa rubrica, Radio Radio è stata la prima radio che mi ha dato la possibilità di parlarne. Io al 28 di settembre farò uno spettacolo, un evento che potete seguire anche in streaming e trovare eventualmente i biglietti sul sito economiadellanima.it. Ma perché economia umanistica? Perché vedete, se noi ragioniamo da burocrati, continuiamo a parlare di vincolo di bilancio, non ci rendiamo conto della sofferenza degli esseri umani. Allora avremo sempre una società divisa tra quelli che hanno delle poltrone rosse e possono decidere dall'alto dei loro scranni di fare l'austerità, e gli altri che l'austerità sono costretti a pagarla con il pane che non c'è più sulla tavola. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.